cliffhanger Macchina della Verità a Domenica Live, si risolverà il mistero del Cannagate, nella puntata di Domenica Live in onda oggi 25 febbraio 2018. Eva Enger ancora protagonista. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 infatti, ha deciso di dimostrare che non ha mentito. Argomento Cannagate, Eva Enger si sottoporrà alla Macchina della Verità. Facendo questo esperimento, Eva spera di dimostrare che non ha mentito. La Enger sostiene da ormai più di un mese che Francesco Monte sull'isola abbia fumato. Ed è da quelle accuse che è nato il famoso Cannagate. Striscia la Notizia ormai parla persino di Isola dei Famosi. Francesco Monte ha sempre negato di aver fumato sull'Isola dei Famosi, chiariamo che si sta parlando di marijuana. Dalla parte di Eva al momento solo la testimonianza di Chiara Nasti che conferma, facendo anche il nome di altri. Gli altri naufraghi invece si sono tenuti sul vago. Eva Enger ha deciso di sottoporsi alla Macchina della Verità, nella puntata di Domenica Live del 25 febbraio 2018. Eva dal canto suo, anche se non ha nessuno dalla sua parte, ha deciso di dimostrare che sta dicendo la verità. Per questo motivo ha deciso di sottoporsi alla Macchina della Verità, prima di iniziare con la Macchina della Verità, Barbara D'Urso manda in onda un filmato di un altro fuori onda sempre di Domenica Live. In questo fuori onda si sente Eva Enger dire che ci sono altri due naufraghi che sanno della droga sull'isola. Secondo Eva Enger anche Francesca Cipriani si era lamentata del fumo. Secondo il racconto di Eva, anche in diretta la ex pupa ha confermato. Anche Francesca diceva sì è vero, poi però quando ho visto i video in Italia mi sono accorta che non si sentiva niente, ha detto Eva. La conduttrice ha spiegato che anche Francesca tornerà, per cui si potrà ascoltare la sua versione. Secondo Eva ci sarà anche un'altra testimonianza utile, quella di Giucas Casella che ha visto tutto e che di certo confermerà le sue parole. Nel frattempo Nadia Rinaldi smentisce le parole di Chiara, io non ero stonata perché gli altri fumavano, come potrete vedere dal servizio, la Macchina della Verità conferma che Eva non sta mentendo. Eva ribadisce che Francesco Monte ha fumato marijuana sull'isola. La Macchina della Verità conferma. Gli altri naufraghi se vorranno, potranno sottoporsi alla Macchina della Verità nelle prossime puntate.